Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, io vi dico, questo è una specie di continuo del primo video dove ho fatto vedere la nuova arma che mi sono comprato, che è l'MK8 dell'Evolution. Allora, se non avete visto l'altro video, andate a guardarlo, nel dubbio vi lascio qui da qualche parte lo stemma per andare a vederlo. Insomma, noi oggi andremo a applicare qualche modifichina all'arma. Per ora, sigla. Ok ragazzi, allora inizierei subito dal smontare i mirini, che come avrete già visto dall'altro video, cioè è questa cosa qua. In pratica tu da qua miri e arrivi là e spari, insomma. Questa cosa qua, che personalmente la è bello comunque, perché ci sta, insomma, serve per farci risparmiare un attimo di tempo. Però non la sopporto io. Perciò, visto che sono difficilissimi da togliere, ho preso un paio di cosine. Ok. Andiamo a infilarci questo. Olla. Questo lo mettiamo via da una parte. Questo è uno. Le vite, vabbè, gliela rimettiamo dopo. Ora, secondo. Eccolo qua. Adesso dobbiamo tirarli fuori dalle loro corsie, che è la parte più facile in teoria, dovrebbe essere perlomeno. Ok, uno e due. Insomma, questo qua è il fucile senza i mirini. Molto semplicemente, cambia poco, sì, cambia praticamente nulla. Eccoli qua, uno e uno, due. Nel caso, vi faccio vedere bene da qua vicino, vediamo se mette a fuoco. Uno è questo qua, che noi vediamo verso di così, molto semplicemente. Penso che sappiate come funziona il mirino, perciò non dire che ve lo spiego. E poi abbiamo quest'altro invece, metà fuoco, sì, no, forse, che è regolabile tramite questa rotellina qua. Questi qua adesso gli rimettiamo i loro viti, in modo da non perderle. E una, due. Ok, eccole qua, noi le mettiamo qui da una parte. Allora, prima di iniziare a montare il nuovo mirino, che l'ho preso da un'altra arma, eccolo qua, evidentemente voi ce l'avevate fuori dall'inquadratura. Molto più semplice, molto più classico, no? Eccolo qua, semplicemente. Qui però va rimesso questo qua, eventualmente. Poi vedrò. Ad ogni modo, gli tiriamo via lo spegnifiamma, la replica dello spegnifiamma, che è ostinata e non vuole venire via. Perciò adesso vi tolgo la parte in cui viene, devo tirare, in cui lo tiro via. 1 hour later. Ok ragazzi, eccolo qua, tolto. Molto semplicemente noi lo mettiamo qua e lo sostituiamo con uno di questi due. Questo qua è quello che ci hanno dato loro, mentre questo qua è quello che avevo già io da parte, che sono praticamente identici. Vedete? Cioè non cambia assolutamente nulla. Io in questo, cioè cambia leggermente, dentro cambia, guardate. Questo è più aperto, quello lì è più chiuso. Gli direi di mettergli il suo, di conseguenza questo qua lo rimettiamo via dentro il sacchettino. Insieme a questo. Ragazzi, mi raccomando, non buttate mai via niente, niente delle varie armi, anche quelle cose
più schifosi, tipo questo qua che è in plastica. Mai buttare via nulla. E questi qua li rimettiamo nella scatolina. Ok. Adesso gli dobbiamo rimontare lo spegnifiamma. Ok, eccolo qua. Allora ragazzi, vi dico, ovvio che se voi ce l'avete così il fucile, sarà meglio per voi di bellezza avere qua le lineette. Però onestamente, vedete, sto giro ce l'ho di qua, non cambia nulla, non cambia. Potrei svitarlo leggermente per averci di qua, ma non fatelo, perché è sempre meglio avercelo vitato il più possibile. Cioè, guardate che aspetto più serio che ha senza il pallino rosso lì davanti, mannaggia. Rovina sempre tutto col pallino rosso là. Allora, io inizierei col mettergli il mirino. Questo mirino qua io lo adoro veramente, soprattutto l'aggancio che ha, che basta semplicemente svitare le manovelle e questo è dentro. Allora, un attimo perché è difficile un attimo regolarsi per metterlo dentro, eccolo qua. È un po' ambigua questa frase, continuo a ripetere, però insomma. E voilà, eccolo qua, nuovo mirino. Questo mirino qua lo adoro perché, allora, guardatelo qua, ve lo metto così, ve lo metto. Questo mirino ha, innanzitutto può essere regolato sia in altezza che in altezza, ma si può mettere obliquo, alzare, abbassare, insomma, spostare il piro lì in centro, e per lo più si può cambiare. Più piccolo per avere una mira più precisa, ovviamente, e più grande per essere messi meglio. È un po' colorato di bianco, è normale, non lo uso da un po', non lo uso, però insomma cambia nulla. Allora apriamo il calcio. Ok, personalmente io preferisco questo. No, non è vero mai, non è vero, me lo ricordavo più grosso. Ok, voilà, molto meglio, molto meglio. Adesso gli dobbiamo rimontare questo cosino qua, perché altrimenti, ragazzi, non posso mirare, non posso. Vediamo com'è, come dovrebbe venire. E sì, ci sta. Ci sta, molto meglio, molto meglio. Let's go. Allora, allora ragazzi, io non pensavo di dover riutilizzare questo, perché boh, cioè nel senso, mi ricordavo di avere l'altro pezzo, che ora mi sono ricordato ora che in realtà è attaccato all'altro fucile, nel senso non puoi staccarlo, fa parte del fucile. Ok, stavo dicendo prima che il mio telefono mi interrompesse che devo sbrigarmi nel finire il video. Oltre a questo, che io preferisco mettere il mirino finale nella parte più esterna, perché se non c'è una spiegazione, mi trovo bene io così, mi trovo la parte del mirino più esterna la metto lì e l'altra invece in fondo sul primo. Ok, ben saldo, sempre sempre ben saldo deve essere tutto, in modo che a parte questo to non trovi nulla. Vedete, tenendo fermo il caricatore è tutto fisso. Perfetto. Proviamo a mirare. Eh sì, veramente, veramente top. Con questo anche. Veramente combo fantastica, perfetta. E tutto quello che volete. Ora questo qua lo rimettiamo via, lo rimettiamo giustamente,
poverino. Abbiamo questi qui che personalmente è bello esteticamente così, però tenerlo così, insomma, non è il top. Di conseguenza ho avuto questi qua di un altro fucile e adesso devo capire dove metterglieli in modo che, insomma, mia mano non vada a rompersi un po' le palle. Comunque sì, c'è, nel senso, regolandolo, perché bisogna sempre farlo regolandoselo a sé. Lo terrei tipo così, perciò più o meno sì. Siamo sul quarto. 1, 2, 3, sì, quarto. Quindi semplicemente funziona schiacciando questo qua. Molto, molto semplice come meccanismo, in realtà. Ok. Molto semplice quanto complesso, perché comunque non è che sia la cosa più facile mettere questi pirulini qui dentro al loro posto. Non lo è mai stato e mai lo sarà. Eccolo qua che sta entrando. One hour later. Ok ragazzi, eccolo qua. Ci sono riuscito dopo 50 anni a metterlo dentro. Eccolo qua, fissato, per modo di dire fissato, insomma. Comunque, eccolo qua, ce l'abbiamo. E uno c'è, signori. Adesso, aspetta, mi metto così perché sennò, scusatemi, avete ragione, il telefono non prende. Eccoci qua, uno ce l'abbiamo. Sta prendendo un aspetto molto, molto più serio. Allora, adesso procediamo col secondo, che metterei sempre. E vai, memoria del telefono quasi piena. Bellissimo. Fatto sta che stavo dicendo, lo metterei a livello sempre di questo. E ora, visto che devo risparmiare spazio col telefono, noi ci vediamo quando avrò montato l'ultimo. Ragazzi, lavoro finito. Guardate che aspetto serio che non ha adesso quest'arma. Ho già regolato il mirino. L'ho alzato un po' e guardate che aspetto veramente molto più serio che ha rispetto a prima. Veramente ottimo. Adesso anche l'impugnatura è veramente messa da Dio, oserei dire. Perfetta, veramente, ragazzi, perfetta. Nel caso vi stesse domandando, questo tastino qua è letteralmente inutile. Non fa nulla. Adesso la batteria nel frattempo rispetto all'altro video si è caricata, però io oserei andare a collegarla. Ok, tiriamo fuori il suo filetto. In teoria voi qua dovreste, ecco, non ci vedete, perciò vi avvicino. Andiamo a collegarla, se entra magari. Ok ragazzi, prendo velocemente io il controllo di questo momento. Da qua in poi il telefono mi si era spento come le altre volte nei tagli precedenti. E niente, semplicemente qua rimetto la batteria e non succede nient'altro. Ci vediamo dopo con il proseguimento. Adesso mi costringete a mettermi la maschera, ovviamente. Ad ogni modo, eccola qua nella mia mano, in modo da farvi capire, insomma, anche quanto è grossa. Perciò da qua si chiude, che sarebbe così nella fase più corta. Da aperta invece sarebbe così. Ovvio, vi ho detto nell'altro video, potete regolarvelo voi come volete, ci sono le varie tacchette. Ad ogni modo, ecco qua come dovrebbe venire. Ho messo la batteria, quindi questo qui è colpo singolo. A raffica invece, ovvio, dipende. Se voi fate così e voi mollate, ma magari schiacciate poco, sparerà un po' di merda, tipo. Questo succede se premete poco. Per sparare a raffica ovviamente dovete, insomma, premere tanto, capito? Non trema, ve l'ho detto, trema solamente un attimo un po' il caricatore, ma togliamo il caricatore. Tremano un attimo questi qui, ma perché, nel senso, teniamo fermi. Non trema nulla, non trema, è perfetta. Ci sono altre armi che trema tutto, trema, cioè fai un attimo così, boh. Allora va, perfetta, veramente, ve la faccio vedere un attimo qui da vicino, guardate che splendore,
che da chiusa, perciò quando la mettete via risulterebbe così. Questo risulterebbe come quando lo dovete mettere via. Toh. Non avete spazio? Toh. Mettete via il caricatore e sarebbe così. Perciò anche piccola, compatta, perfetta. Veramente top. Io direi invece adesso, questa qui, che con questa qui in mano, che il video è finito. No, vi apro anche, veramente raga, bellissima. Qui finiamo il video con un MK8 splendida, veramente top, eccezionale, in mano. Che dire, se non l'avete ancora visto, ribadisco, andate a guardare il video dove ve la faccio vedere completamente, vi spiego nei dettagli tutto quanto. Ho lasciato stare qualche particolare perché vabbè, sono termini che onestamente faccio fatica a comprendere anch'io, non sono un esperto in questo settore, io vi dico quello che so, vi dico. Ad ogni modo, signori, farò un video dove proverò quest'arma e il pompa cola dietro e anche una piccolina che ho qua in mano, fuori produzione, però top anche quella. Signori, che dire, mi sa tanto che noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao!